Ancora una manifestazione di livello ad Anghiari, artigiani e il legno, qualcosa di artigianato vero, puro e di arte, aggiungo io. Sì, questa mattina è un incontro importante perché vediamo il mondo dell'imprenditoria, insomma i nostri artigiani e della provincia di Arezzo con gli studenti, anche gli studenti di Anghiari. E dunque questa sinergia fra il mondo studentesco e quello di imprenditoria è un qualcosa che secondo me è importante valorizzare. Il fatto che ci sia uno studio, una progettazione che venga dalla scuola e poi con questi prototipi, questi bozzetti vengono poi presentati a quelli che sono gli artigiani del luogo, anche per valutare se queste idee, da un'idea può diventare non solo un progetto ma una produzione e anche una commercializzazione. Presidente Vannetti, l'artigianato artistico, quello vero, purtroppo con i tempi che avanzano si sta forse un po' rarefacendo, ma ce n'è sempre tanto qua ad Anghiari e in provincia di Arezzo. Allora, ce n'è sempre tanto qua ad Anghiari, soprattutto grazie anche a un istituto d'arte che negli anni ha formato tantissimi artisti e artigiani, però il fatto che si stia rarefacendo non credo che sia giusto. Io penso che sia invece uno di quegli aspetti che può diventare veramente una, come dire, una garanzia per il futuro di tanti ragazzi, perché nel mondo, anche in questi tempi, c'è sempre più bisogno di bellezza, di capacità, e coniugare la capacità, l'inventiva con anche l'imprenditoria è comunque una ricetta vincente che sicuramente porterà dei risultati importanti.